sullo sportello unico, diciamo, dopo l'entrata in vigore dello sportello unico online. Questo è un webinar che è organizzato insieme al centro di competenza della Regione Campania. All'interno del nostro progetto che supporta l'operatività della riforma in materia di semplificazione, sono molte le attività organizzate assieme ai centri di competenza che abbiamo istituito con il progetto in alcune regioni. Ne parleremo brevemente tra un minuto. Molte attività sono state realizzate in collaborazione con questi centri a livello regionale su tematiche che attengono tutte alla semplificazione delle procedure autorizzatorie, in particolare le procedure autorizzatorie delle attività di impresa, e tali attività si sono andate via via specializzando da tematiche prima di carattere più generale e adesso invece su tematiche più specifiche, proprio sulla base della richiesta degli operatori che all'interno delle pubbliche amministrazioni rilasciano autorizzazioni. Come vedete da questa infografica, le attività realizzate hanno coinvolto molte amministrazioni e molti persone delle pubbliche amministrazioni di queste regioni, in particolare, diciamo, chi ha partecipato alle nostre attività sono soprattutto personale delle amministrazioni comunali, che poi successivamente delle altre amministrazioni, che sono quelli più direttamente a contatto con chi richiede le autorizzazioni e a questi devono rispondere. Le attività di formazione non sono l'unica attività dei centri, qui vedete quante ne abbiamo realizzate in presenza e a distanza. Ovviamente nell'ultimo anno sono state prevalentemente a distanza per ovvi motivi, e però, diciamo, queste attività anche svolte a distanza si sono andate via via perfezionando, cercando di rispondere poi a tutte le domande che vengono poste nelle chat dai partecipanti, anche attraverso risposte scritte che poi vengono pubblicate sul sito dell'evento. L'altra attività sono quelle di affiancamento e consulenza in presenza e a distanza di amministrazioni, il monitoraggio dell'attuazione delle misure di semplificazione. Abbiamo realizzato indagini sul tema della conferenza dei servizi, dell'adozione della modulistica, dell'attuazione dei SUAP e anche su tematiche più specifiche, quale l'autorizzazione unica ambientale e la notifica sanitaria. L'altra attività importante è quella che vi dicevo del centro di competenza regionali, che sono stati costituiti in queste regioni che sono elencate nella slide e su quali ritorneremo tra poco. Questi, diciamo, i temi che negli ultimi mesi abbiamo maggiormente sviluppato come attività di formazione e di affiancamento alle amministrazioni, che come vedete si sono andate abbastanza specializzando, toccando anche temi come la rigenerazione urbana, la valutazione di impatto ambientale, così come modificata dalle recenti normative, interventi di rigenerazione urbana e anche alcune tematiche che attengono alle zone economiche speciali per le quali sono previste particolari misure di semplificazione. Sempre per il proseguo delle attività che vi invito poi nei prossimi mesi a seguire, queste appunto diventano ancora più in qualche modo specialistiche, andando sui temi che sono oggetto del PNRR, come sapete, il piano nazionale che il governo sta mettendo appunto all'interno del Recovery Fund, e quindi tocca alle tematiche legate anche a green economy, sviluppo sostenibile e impianti di energie rinnovabili. Ma tornando ai centri di competenza, come vi dicevo, sono 8.
quelli pienamente operativi, tra i quali c'è quello della Campania, sono questi che vedete in questa slide. Altri due sono stati istituiti, ma non sono ancora pienamente operativi, perché non è semplice attivare un centro di competenza. È un processo abbastanza lungo e ci vuole un forte coinvolgimento, ovviamente, dei vertici dell'amministrazione regionale per farli funzionare bene. Cosa sono i centri di competenza? I centri di competenza è una struttura di supporto alle amministrazioni, prevalentemente comunali, a tutte quelle che rilasciano realizzazione, per la soluzione di problematiche legate all'attuazione delle misure di semplificazione, soprattutto quelle varate a livello nazionale, ma non solo, e per la gestione di procedure complesse. Sono gruppi di lavoro inseriti all'interno dell'amministrazione, del quale fanno parte sia personale dell'amministrazione sia esperti messi a disposizione dal progetto. I centri di competenza hanno raggiunto importanti risultati lì dove sono stati costituiti. Non ve li elenco tutti, vi evidenzio casomai quelli che maggiormente in qualche modo sono stati raggiunti dal centro di competenza della Regione Campania, che sono relativi a proposte di semplificazione dalla monolistica regionale alla normativa regionale e strumenti di supporto alla semplificazione come manuali, linee guida e infrastrutture tecnologiche. Noi, infatti, il centro di competenza della Regione Campania ha un forte rapporto di collaborazione con Impresa in un giorno con il sistema camerale per il funzionamento della propria piattaforma e per assistere le amministrazioni comunali che a questa piattaforma accedono. I centri di competenza regionali vanno in qualche modo oltre il tema della semplificazione, alcuni infatti sono inseriti nei piani di rafforzamento amministrativo e altri ancora, come quello della Campania, sono inseriti nei piani strategici che riguardano le zone economiche speciali. Concludo facendovi solo vedere qual è, diciamo, il link dove voi potete trovare tutto il materiale a disposizione degli eventi realizzati dal progetto, tipo slide, registrazioni, risposte a quesiti che possono essere utili sulle diverse tematiche, e vi elenco anche gli ultimi le attività che in particolare sono state realizzate con la Regione Campania e sul tema specifico del SUAP, soprattutto del procedimento SUAP alla luce degli interventi normativi più recenti. Adesso sono previsti, diciamo, anche alcuni interventi che noi chiamiamo un po' saluti istituzionali, che però non sono a volte in genere previsti nei nostri webinar, perché abbiamo un intervento dell'assessore Casucci e di Ciro Fiora di Unioncamere. La presenza degli assessori, diciamo, in questo caso è importante perché testimonia che c'è nel caso della Regione Campania un forte commitment politico, che è uno dei prerequisiti perché queste strutture di coordinamento a supporto della semplificazione all'interno della Regione possano funzionare al meglio. Questi temi che saranno trattati nel corso del webinar, vi ricordo che potete intervenire ponendo in chat le domande alle quali i relatori, nel limite del tempo che abbiamo a disposizione, daranno risposte nel corso del webinar, ma successivamente poi tali risposte, soprattutto, diciamo, a quelle meglio articolate e quelle, diciamo, più rilevanti o comunque quelle alle quali non è
stato possibile rispondere nel corso del webinar saranno pubblicate a questa pagina dell'evento dove vi siete registrati. Auguro a tutti buon lavoro e passo la parola all'assessore Casucci. Prego. Grazie, grazie a tutti voi, spero che mi sentiate. Innanzitutto buon lavoro per la giornata intensa che vi aspetta. La Regione Campania, in particolar modo Dottor Casucci, mi la delega scusi, che vi non la aspetta. vediamo. Non la vediamo. La vediamo. Non la Dobbiamo vediamo. fare anche la webcam. Non mi vedete? Ecco, adesso sì. Mi vedete? Ecco, adesso sì. Allora possiamo. Perfetto. Mi sentivate però, no? Perfetto. Sì, la sentivamo, prego. Sì, la sentiamo, prego. Allora, quindi i saluti a tutti voi, l'augurio di buon lavoro vale anche senza che mi abbiate visto, l'ho già comunicato. Stavo dicendo che la Regione Campania, attraverso la delega alla semplificazione amministrativa, si occupa specificamente dell'argomento di cui voi vi state occupando in maniera tecnica, noi ce ne occupiamo anche in maniera politica, visto che vi è una delega puntuale che è stata resa dal Presidente De Luca all'inizio di questa consiliatura ed è stata data alla mia persona. Il tema della semplificazione per noi è un tema decisivo, è un tema ovviamente una grande sfida, perché è un tema sempre problematico nella logica del riorganizzazione amministrativa. Il centro di competenza è un tassello fondamentale, così come un tassello fondamentale è il SURAP, l'opera egregia che svolge a livello regionale nei rapporti con le amministrazioni locali e con i SUAP. Per darvi solo un'indicazione della misura dell'importanza di questo argomento, che ovviamente siete in grado di valutarlo in tutta la sua interezza per le competenze che avete, ma nella giornata di ieri io ho tenuto due webinar, entrambi legati al codice unico delle strutture ricettive, ed entrambi si riferivano, uno su sollecitazione di un organismo associativo, l'altro su sollecitazione di un organismo pubblico. Si riferivano all'entrata in vigore della generazione del codice, della delibera della giunta regionale che ha generato il codice, che si riferiva all'istituzione del codice stesso con una legge regionale dell'agosto del 2019. Questo è un argomento per noi, molto, per noi almeno per il settore turistico, perché ho anche la delega, oltre che alla semplificazione al turismo, è un argomento molto importante perché non è solamente un argomento che attiene alla semplificazione. Sento un ritorno di voce. Non attiene solo alla semplificazione in quanto tale, ma la semplificazione come leva economica e come tutela del cittadino, tutela del consumo, tutela della concorrenza, quindi un argomento molto significativo. Quindi il supporto che voi state dando alla Regione Campania è importante, noi lo apprezziamo molto, continuiamo a lavorare insieme in questa direzione. Saluti. Non sono solo diritto, ma soprattutto di un lavoro intenso da fare insieme, da realizzare dei risultati che sono difficili da realizzare, perché la semplificazione amministrativa è un argomento che sul piatto della discussione politica dall'Unità d'Italia, perché prima la discussione era meno rilevante, e dall'Unità d'Italia in poi, quindi diciamo che è un argomento abbastanza discusso, abbastanza valutato, abbastanza rielaborato. In questo momento però noi abbiamo, è stato detto nell'intervento introduttivo, abbiamo una necessità di semplificazione che costituisce una fame di semplificazione, una vera e propria fame di semplificazione, perché il PNRR dà delle indicazioni, tutto il discorso del recovery, tutto il discorso degli interventi straordinari di rilievo unionale e nazionale ci portano verso la necessità di una progettualità strategica che vada non solo
spesa ma anche rendicontata, e quindi vi è la necessità di una grande, un grande sforzo di semplificazione amministrativa. Questo quindi è un bene, tema che grazie dire. A lei. Chi è collegato adesso? Vedo un altro collegamento. Onorina, vuoi vedere tu o diamo la parola alla Sì, dovrebbe essere il dottor Marchiello. Dottor Marchiello per l'assessore no, Marchiello. No, è Ciro Fiola di Campania, Onorina. Ah, perfetto, perfetto. Allora, dottor Fiola, se vuole intervenire dovrebbe attivare il microfono, perfetto. Buongiorno, è un attimo in arrivo il Presidente, per motivi si è allontanato un attimo, ma è a momenti arriva, quindi... Vogliamo lasciare la parola allora, perfetto, al primo relatore. Salve, buongiorno, mi sentite? Sì, salve. Sì, salve, sì, buongiorno, sentiamo. Sono il dottor Mazzarella, dirigente del SURAP. E allora innanzitutto voglio portare i saluti dell'assessore Marchiello, che si scusa, purtroppo è impegnato in una videoconferenza col Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministro. Però vedo che, sia, che è arrivato anche il dottor Fiola, forse... Sì, esatto. Sì, sì, va esatto. Bene, allora cedo la parola, la parola. Poi dopo rientro io in... Perfetto, grazie. Prego. Sì, buongiorno. Innanzitutto saluti a tutti. Oggi si discute del SURAP, ma noi già con il SURAP camerale stiamo facendo un buon lavoro di aggregazione dei comuni della provincia. Invece in un giorno il SUAP e il SURAP vanno pubblicizzati sul territorio e quindi questo lo potrebbero fare le Camere di Commercio attraverso convegni continui con i dirigenti comunali, perché avere un quadro d'insieme di tutti i comuni agevola molto le imprese. Noi oltre il SUAP, lo dicevo poc'anzi al dirigente di Unioncamere, noi dobbiamo anche iniziare a pubblicizzare il SUE, che è un altro meccanismo di infocamere che è uguale al SUAP. Questo significa non solo agevolare le imprese del settore, ma agevolare anche le amministrazioni comunali nella semplificazione delle norme. Quindi io ho detto al dirigente nazionale di Infocamere proprio stamattina attraverso uno scambio di messaggi che spero che per fine anno nella provincia di Napoli la maggior parte dei comuni aderiscono al SUAP. C'è bisogno di un po' di impegno da parte delle Camere di Commercio, dei dirigenti o dei presidenti, di contattare direttamente i sindaci per fargli comprendere le diciamo utilità di questi strumenti e della semplificazione che possono beneficiare sia i professionisti che le imprese. Bene, io vi saluto di nuovo, mi scuso se mi allontano perché ho impegni già assunti precedentemente, però per qualunque cosa sia Unioncamere che la Camera di Commercio di Napoli è a vostra disposizione. Perfetto, grazie mille. Lasciamo allora, la parola allora al dottor sì, Sergio Mazzarella. Prego. Sì, allora, come dicevo, innanzitutto porto i saluti dell'assessore Marchiello che si scusa perché è impegnato con una videoconferenza con il ministro Giorgino dello sviluppo economico e quindi purtroppo non può partecipare. Però sicuramente diciamo desiderava rappresentare, come del resto ha già detto anche l'assessore Casucci, l'estrema importanza che viene data dalla regione
regione al lavoro che si sta facendo per favorire e potenziare le attività dei SUAP e quindi della semplificazione, nonché anche della standardizzazione e diciamo uniformità dei processi, dei procedimenti, delle prassi in uso presso i SUAP. Come SURAP diciamo in questo ultimo anno, come dire, mi sono soprattutto impegnato, ci siamo impegnati a mettere su quello che è una vera e propria squadra di lavoro, di un tavolo di lavoro comune che si è formalizzato appunto nel centro di competenza che è a supporto del SURAP, che è stato istituito ad agosto dello scorso anno, in questa estate, e poi subito è entrato in funzione. Il tema della giornata, come sapete, è insomma sono 10 anni dalla prima pratica informatica che è stata trattata dal SUAP Campano. E devo dire che il percorso che è stato fatto sicuramente è un percorso notevole di sviluppo degli sportelli unici delle attività produttive, però di sicuro c'è ancora molta strada da fare. Come SURAP e insieme anche ai partner e al centro di competenza ci siamo resi conto che purtroppo, cosa che poi in realtà è comune a tutta l'Italia, diciamo ancora molti SUAP comunali non offrono quello che è uno standard minimo di servizio richiesto a livello europeo, ed infatti diciamo l'Italia è in sanzione europea proprio perché in particolare le piattaforme e i modi di accesso telematici non sono considerati talvolta, ecco, per alcuni SUAP non sono considerati, diciamo, a livello di standard minimo. L'impegno quindi della squadra composta appunto dalla regione, dal SURAP, ma anche poi dal Formez, da Union Camere, dal sistema camerale, da Infocamere, è stato quello innanzitutto di contattare i SUAP per i quali sono state rilevate delle criticità. Noi annualmente facciamo un monitoraggio per vedere appunto il livello di servizi, in particolare delle piattaforme dei SUAP campani, e abbiamo rilevato che circa un 30% i comuni, diciamo, che si sono organizzati autonomamente con maggiori o minori criticità, comunque presentano delle criticità che non permettono, diciamo, di dire che c'è un livello minimo di standard come richiesto dalla normativa. E l'idea è stata quella di contattarli uno per uno, al quale, diciamo, abbiamo scritto e scriviamo per rilevare queste criticità, ma con uno spirito, diciamo, non assolutamente sanzionatorio oppure, diciamo, così di messa in mora per il ritardo, ma semplicemente evidenziando che sono delle criticità che non permettono di arrivare a un livello minimo standard richiesto, e poi offrendo anche la soluzione insieme a tutta, ecco, la squadra che lavora poi nell'ambito del centro di competenza, delle soluzioni praticabili, che poi più delle volte, devo dire, è molto semplice, che è la proposta, quindi anche l'informazione di poter aderire per esempio al portale Imprese in un giorno gratuitamente messo a disposizione al sistema camerale, che sicuramente fa fare un balzo in avanti ai servizi del comune. Come dicevamo, sono 10 anni che sono iniziate le pratiche da un punto di vista informatico, però devo dire, mentre alcuni comuni sicuramente, ecco, sono ben attrezzati e sicuramente hanno uno standard molto diciamo elevato, ovviamente una parte, diciamo circa, dicevo, il 30% dei sua campagna ancora mostrano delle criticità. Di sicuro non aiuta la situazione del personale dei comuni. Purtroppo tutte le amministrazioni soffrono ormai di una carenza di personale, e devo dire un problema notevole, oltre che proprio la carenza stessa, è che spesso c'è un avvicendamento, quindi un passaggio da chi va in pensione
assunzione ad altro personale già operato dei comuni, e molto spesso non c'è un passaggio anche, diciamo, di informazioni e di consegne. Anche questo è un tema notevole sul quale, diciamo, cerchiamo di porre un rimedio. Di sicuro c'è un percorso ancora che deve essere fatto, e aiutiamo sia come SURAP, come centro di competenza, i comuni campani, innanzitutto, per esempio, nell'aggiornamento della modulistica SUAP, e l'abbiamo già fatto nello scorso anno, aggiornando quella che era la modulistica, per esempio, del commercio su aree pubbliche, aree private, o anche collaborando con gli uffici del turismo per l'aggiornamento della normativa delle circolari per le agenzie di viaggio. E come ha detto anche l'assessore Casucci, l'importante novità poi che è stata introdotta dall'assessorato sul codice unico delle strutture ricettive, ma si sta lavorando e prossimamente. Sicuramente ci sarà, come dire, un aggiornamento di molta modulistica, soprattutto del tema del commercio, dove in Campania c'è stato il testo unico del commercio dello scorso anno, e anche su altre tematiche. Su questo devo dire, ringraziamo molto il Formez, ma anche il sistema camerale, perché in seno al centro di competenza questa modulistica viene, come dire, analizzata e viene aggiornata, e si colgono anche tutte le osservazioni che vengono dal sistema camerale, che ha una interlocuzione costante, quotidiana, con le imprese per le problematiche che possono fornire. In questo contesto devo dire che questa attività molto importante, che a breve si dovrebbe poi, diciamo, dovrebbe vedere anche l'approvazione da parte della regione di linee guida per i SUAP che sono state definite appunto nel centro di competenza, su cui ha lavorato molto il Formez, e che abbiamo già elaborato in bozza, approvato in bozza, e quindi contiamo a breve, nei prossimi giorni ci sarà un incontro con l'ANCI e con l'UPI per condividerle, e poi dopo contiamo di portarle in giunta per l'approvazione. Ecco, questo vuole essere una sorta di vademecum per gli sportelli del SUAP, per gli operatori, in modo tale da fare un quadro della normativa vigente, ma soprattutto indicare anche delle prassi standardizzate e uniformi per tutti i SUAP. Questo a vantaggio ovviamente dei SUAP stessi, di coloro che vi lavorano, ma anche soprattutto poi dell'utenza, e anche di coloro che aiutano le imprese nel presentare le pratiche e quindi a interfacciarsi con i SUAP stessi, quindi il mondo, diciamo, dei consulenti e dei commercialisti, per giungere a quella che vuole essere una standardizzazione non solo regionale, ma tendenzialmente anche nazionale, in modo tale da mettere in grado sia le imprese, ma sia i consulenti, praticamente, di presentare una pratica in maniera assolutamente, diciamo, uniforme in qualsiasi parte della regione. E poi ovviamente anche sarebbe in qualsiasi parte, diciamo, dell'Italia. Ovviamente molto deve essere fatto anche sul tema della digitalizzazione da parte dei SUAP. Adesso, ecco, sono entrati in vigore anche i pagamenti di pago PA, e anche su questo, diciamo, il sistema camerale e infocamere è molto attivo nel cercare, diciamo, di aiutare i comuni a mettere in piedi queste tecnologie. Quindi il lavoro che si sta facendo è quello di, come semplificare, uniformare le prassi e anche la modulistica e le modalità operative dei SUAP. Come dicevo, in 10 anni c'è stato sicuramente un cambiamento nel modo di lavorare e di approcciarsi con i SUAP. Si è passati sempre più, diciamo, da quello che era il contatto diretto invece all'uso della piattaforma digitale. E ovviamente poi la crisi pandemica da coronavirus ha spinto enormemente l'utenza e anche i comuni, diciamo, a dover lavorare in tal senso. Lo spirito con il quale lavoriamo è quello di accelerare ancora di più per arrivare a questo livello standard minimo, e, diciamo, colmare qualsiasi situazione di criticità. Devo dire che il modus operandi che abbiamo messo in campo, che è anche quello di contattare i comuni e di avere proprio dei contatti, ovviamente in videoconferenza, per spiegare
nel dettaglio le migliorie che possono adottare e anche soprattutto diciamo, le potenzialità del sistema della piattaforma, ci sta dando grandi soddisfazioni, come si è già accennato anche il presidente Ciro Fiola. Si stanno registrando un notevole incremento di adesioni alla piattaforma Impresa in un giorno, e tra l'altro anche recentemente anche il Comune di Napoli ha aderito. Questo è sicuramente un passaggio che viene da periodi più lontani rispetto alla istituzione del centro di competenza, però ci fa piacere, ecco, che ci sia questa standardizzazione, questo corso in corso, questa standardizzazione e come centro, come SURAP, come centro di competenza, il messaggio che voglio dare agli operatori e in particolare, diciamo, agli sportelli SUAP, noi siamo a disposizione per qualsiasi collaborazione. Come SURAP, diciamo, forniamo anche con dei pareri ai SUAP, ma non solo ai SUAP, anche talvolta alle imprese, su quelle che possono essere delle problemi di interpretazione, ma anche sulla modulistica. I miei due funzionari che assistono, il dottor Damiano e il dottor Iaccarino, che ringrazio, diciamo, appunto seguono queste tematiche, dottor Iaccarino i pareri, dottor Damiano i lavori del centro di competenza e anche gli incontri con i comuni. Devo dire, abbiamo registrato un notevole interesse, ecco, rispetto alla tematica di cui stiamo parlando e abbiamo enormemente aumentato, per esempio sono quasi quadruplicati i pareri che sono stati resi dal SURAP, sempre in collaborazione poi con le risposte con il Formez e anche con il centro di competenza negli ultimi tempi, rispetto per esempio a 2 anni fa, e anche gli incontri con i comuni si sono di molto moltiplicati e poi devo dire spesso seguono appunto adesioni alla piattaforma Impresa in un giorno. Come detto, spesso registriamo grandi difficoltà dei comuni, soprattutto i più piccoli, per la carenza di personale, però diciamo con queste soluzioni che si propongono, ecco, una gran parte del lavoro viene sicuramente standardizzato e anche semplificato utilizzando delle piattaforme che gestiscono meglio quella che le attività diciamo lavorative, quindi una scrivania virtuale che permette di collaborare ma anche di diciamo protocollare, di seguire tutte le istanze e le pratiche che pervengono al SUAP in maniera molto più evoluta rispetto al passato, dove spesso diciamo la tecnologia più avanzata era la PEC, ecco, ci si fermava più o meno lì. Invece notiamo che i comuni che come dire, si pongono il problema di migliorare il livello dei servizi dei propri SUAP, ecco, con semplici passaggi, anche per esempio quello molto semplice dell'adesione alla piattaforma, ottengono degli ottimi risultati e, come dire, nel complesso tutto il territorio avanza diciamo, nel colmare le criticità degli sportelli e nel fornire un livello minimo standard adeguato alla normativa nazionale ed europea. Ci ho detto, semplicemente poi voglio ricordare che come punto di riferimento anche di contatto del SURAP e nonché diciamo noi facciamo anche da collettore in un certo senso per tutto il gruppo di lavoro che è poi istituito nel centro di competenza. Sicuramente il portale del SURAP della Regione Campania è un punto facile di accesso per contattarci, per diciamo, seguire quelle che sono un po' le normative, gli adeguamenti sia normativi ma anche della modulistica e come ho detto a breve anche delle linee guida che sicuramente sarà poi questo tema di incontri e di futuri webinar per illustrare più nel dettaglio questo vademecum, ecco, che può essere un po' per tutti gli operatori che hanno a che fare con la tematica dei SUAP. Siamo a disposizione per qualsiasi problematica e diciamo non ci sono problemi, è molto semplice, diciamo, il contatto con il SURAP e
ci fa piacere anche talvolta capire quali sono le problematiche operative che vengono, diciamo, dal basso, dall'utenza, per cercare di trovare delle soluzioni oppure, diciamo, dei chiarimenti in merito a dei punti che sono ancora non chiari. E sicuramente, come oltre che le linee guida, ecco, in un presente, diciamo, sia nel presente ma anche poi nel prossimo futuro, sicuramente ci sarà una notevole produzione di modulistica aggiornata che sarà di grande aiuto per gli sportelli comunali. Ciò detto, penso di aver così fatto un quadro generale di quello che sono le attività presenti e di anche di quelli che sono, diciamo, gli scenari, i prossimi scenari futuri, e noi siamo a disposizione come SURAP per qualsiasi problematica si ritenga, diciamo, di voler condividere. Perfetto, grazie mille. Grazie mille, dottor Mazzarella. E, allora, lascio la parola al prossimo relatore, che è il dottor Giuseppe Agostinelli, a cui chiedo di attivare microfono e webcam. Eccolo collegato, e provvedo a proiettarne la presentazione. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Giuseppe Agostinelli, sono il referente nazionale della piattaforma SUAP di Imprese in un Giorno. Lavoro in infocamere e in questo mio intervento proverò a riepilogare in pochi minuti quello che è la storia, insomma, quello che abbiamo fatto in questi 10 anni sul tema del SUAP. E in particolare quello che abbiamo fatto perché la semplificazione, per far passare la semplificazione, diciamo, dalla teoria alla pratica. Questa che vedete è la nostra sede di Padova ed è la sede operativa dove concretamente vengono svolte le operazioni di supporto e la gestione di tutta la piattaforma informatica di Imprese in un Giorno. E io vorrei partire proprio dal condividere con voi quelle che sono quella che è la relazione stretta che esiste tra semplificazione e sistema camerale, riprendendo un po' anche quello che ha anticipato il dottor Mazzarella. Prima cosa, il ruolo che il sistema camerale ha svolto in questi anni è stato un ruolo di cinghia di trasmissione, cioè è stato un ruolo di relazione tra quelle che sono le normative, quelle che sono le indicazioni che vengono emesse a livello normativo, a livello nazionale, è quello che è il territorio, perché è difficile, è un compito difficile e importante quello di portare sul territorio, concretamente sul territorio, i principi di semplificazione per le imprese che sono previsti dalla normativa. Come si svolge questo concretamente, come poter dare corpo a questo? In diversi modi, ad esempio attraverso gli strumenti abilitanti. Il sistema camerale in questi anni e tuttora contribuisce alla diffusione alle imprese di strumenti abilitanti per poter usufruire, per poter accedere, per poter utilizzare sistemi informatici. Servono strumenti abilitanti, come ad esempio lo SPID, e come ad esempio la CNS, la Carta Nazionale dei Servizi, come la firma digitale. Ecco, quindi le Camere di Commercio in questi anni hanno svolto un importante servizio sul territorio per la diffusione verso le imprese di questi strumenti, senza i quali, appunto, i servizi telematici non possono essere fruiti. Ancora, attraverso la formazione. Non basta avere lo strumento, non basta avere in tasca uno strumento di firma digitale, bisogna sapere come utilizzarla, bisogna conoscere le modalità per poterla concretamente utilizzare. E quindi anche nel campo della formazione le Camere di Commercio si sono mosse in questi anni per fornire le informazioni e le conoscenze necessarie a imprese e professionisti del proprio territorio. E poi la condivisione non solo con professionisti, imprese, ma con tutti gli attori e con gli enti del territorio,
delle conoscenze, delle competenze, delle esperienze che le Camere di Commercio hanno maturato nella gestione telematica del registro imprese. Attraverso il registro imprese, che è un registro gestito in maniera esclusivamente telematica, le Camere di Commercio hanno maturato in questi anni una esperienza che non ha pari a livello nazionale, e quindi questa conoscenza, questa esperienza la mettono a disposizione, la condividono col proprio territorio proprio per essere trainanti e per dare un aiuto e un supporto nella gestione e nella diffusione delle pratiche telematiche. Ancora, mette a disposizione anche attraverso Infocamere una serie di piattaforme digitali nazionali per le imprese. Per mettere a disposizione anche proprio degli strumenti, delle piattaforme, dei servizi telematici per le imprese che sono a disposizione di tutto il territorio nazionale. Cito i principali che ci interessano in questo contesto, cito il portale Ateco, ateco.infocamere.it. Un sito informativo che in questo periodo ha avuto anche una notevole richiesta, una notevole evidenza anche per la necessità delle imprese di conoscere i propri codici Ateco, di conoscere a quali codici Ateco appartenevano, quali codici Ateco potevano rimanere aperti, quali avevano diritto a incentivi, a ristori e così via. E quindi un sito informativo che purtroppo in questo periodo è stato molto molto utile alle imprese, ma che comunque in generale svolge una funzione estremamente importante nel dare informazioni di quali sono gli adempimenti, le normative a cui sono sottoposte le varie attività economiche. Il cassetto digitale dell'imprenditore, che consente a ciascun imprenditore di poter avere letteralmente in tasca tutte le informazioni e tutti i documenti della propria impresa, che consente di tenere sotto controllo e di monitorare costantemente lo stato avanzamento di tutte le proprie pratiche. Quindi è veramente una pubblica amministrazione che va incontro all'utente, che va incontro alle imprese e alle proprie esigenze. E poi, naturalmente, la piattaforma SUAP di Imprese in un giorno, che è poi l'oggetto di questo incontro, piattaforma SUAP che consente appunto agevolmente di poter gestire telematicamente tutti i procedimenti, tutti gli adempimenti di interesse per le attività economiche e per le imprese. Una piattaforma che a sua volta si integra con tutte le altre componenti, che si integra con il portale Ateco, che si integra con il cassetto digitale dell'imprenditore, che consente di effettuare i pagamenti elettronici tramite PagoPA, che consente di acquistare dall'Agenzia delle Entrate le marche da bollo digitali direttamente, e naturalmente consente l'accesso attraverso la carta di identità elettronica, la carta nazionale dei servizi e SPID. Ecco, quindi da questo punto di vista, permettetemi anche con una punta di orgoglio di dire che il sistema camerale si è fatto trovare pronto alla scadenza del 28 febbraio, scadenza che la norma prevedeva che tutte le pubbliche amministrazioni fornissero i propri servizi e garantissero l'accesso ai propri servizi telematici attraverso la carta di identità elettronica. Il sistema camerale si è fatto trovare pronto a questa scadenza e tutti i comuni che aderiscono, che hanno aderito alla piattaforma Imprese in un giorno, si sono trovati pronti di conseguenza a questa scadenza, senza doversene particolarmente preoccupare, perché chiaramente si sono affidati ad una piattaforma, ad un'organizzazione che provvede di propria iniziativa a mantenere costantemente aggiornato e compliance a tutte le normative la piattaforma e i servizi digitali. Allora, come avete potuto capire da queste poche slide, il sistema camerale promuove lo sportello unico attività produttive perché è uno strumento che consente la semplificazione, che mira alla semplificazione. Ed è uno strumento ampio, ma l'avete già inteso dagli interventi precedenti,
che lavora a livello giuridico, a livello amministrativo e poi chiaramente anche a livello tecnologico, perché per gestire uno sportello telematico serve una piattaforma telematica. Ma è soprattutto uno strumento che prevede collaborazione, che necessita di collaborazione, necessita che ciascuno metta il proprio tassello e che tutti quanti insieme portiamo avanti il servizio, no? Il miglioramento del servizio verso le imprese. Ma, e devo dire che l'esperienza del SURAP Campania, ma ne è una dimostrazione anche il convegno di oggi, dimostra come mettendosi, no, tutti assieme si riesca a portare dei buoni risultati e a fornire un buon servizio alle imprese del proprio territorio. Continuando quindi con la carrellata sulla semplificazione, vediamo cosa è stato fatto concretamente perché ciò che è previsto dalla normativa rientri nella normalità. Perché se è previsto dalla normativa che io possa svolgere come impresa, possa svolgere tutti gli adempimenti in maniera completamente telematica, deve essere normale poterlo fare. Perché se la norma prevede che io mi possa rivolgere a un unico sportello per avere tutte le risposte che mi servono, è normale, dovrebbe essere normale poterlo fare. Quindi vediamo cosa effettivamente è successo in questi anni. La norma, e qui mi rifaccio alla legge 133, che è la mamma del DPR 160 del regolamento sul SUAP, prevede disposizioni urgenti riguardanti la semplificazione e il capo 7 si chiama appunto semplificazione. L'articolo 38 si chiama imprese in un giorno, quindi come vedete stiamo parlando di argomenti previsti da tempo, da 12-13 anni previsti dalla normativa. E questo articolo inizia parlando di un diritto fondamentale, che è il diritto di iniziativa economica, un diritto previsto espressamente dalla Costituzione. Dice che questo diritto è tutelato non per chi già svolge un'attività, ma per chi vuole intraprendere l'attività. E questo diritto è tutelato dal momento stesso in cui uno presenta la pratica, dal momento stesso in cui uno richiede l'autorizzazione. Quindi fin dalla prima idea, dalla prima richiesta. E queste disposizioni riguardano livelli essenziali di prestazione. E sono livelli essenziali che quindi devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi della Costituzione. Bene, per tutelare questo diritto, per dare concretezza a tutto questo, il sistema camerale ha risposto su incarico del Ministero e su incarico e tramite Unioncamere, ha risposto realizzando e gestendo il portale che appunto si chiama impresenungiorno.gov.it. Portale nazionale che svolge appunto la funzione di punto unico di contatto tra impresa e pubblica amministrazione a vari livelli. A livello locale perché svolge la funzione di punto unico di contatto verso tutti i comuni italiani, perché tutti i comuni italiani sono accreditati presso il Ministero e quindi sono contattabili attraverso il portale Impresa in un giorno. Verso la pubblica amministrazione centrale, perché attraverso Impresa in un giorno sono messi a disposizione servizi di vari ministeri. E poi a livello europeo, perché il portale svolge anche la funzione di Point of Single Contact ai sensi della direttiva servizi, quindi per le imprese italiane che vogliono svolgere attività all'estero nei paesi europei o viceversa per imprese europee che vogliono svolgere attività in Italia. Sempre la stessa normativa prevede poi al comma 3 che con un successivo regolamento, che sarà poi DPR 160 del 2010, quindi di 2 anni dopo, si debba procedere alla semplificazione. Vedete che il termine semplificazione ricorre spesso. Si debba procedere alla semplificazione dello sportello unico attività produttive e in questo comma fissa quelli che sono i principi e i criteri secondo cui dovrà funzionare questo sportello. Allora, primo punto, sembra abbastanza ovvio, ma poi così banale non è, questo sportello unico, questo SUAP, costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente. Questo mi pare sia ovvio, è uno sportello unico, quindi rappresenta l'unico punto di accesso.
Il secondo punto dice che queste disposizioni riguardano sia le procedure e le formalità per svolgere un'attività, ma anche procedure e formalità per realizzazione e modifica di impianti produttivi, quindi non solo la SCIA, la segnalazione, la comunicazione per svolgere un'attività, ma anche tutto quello che riguarda gli ambiti edilizi, ambientali e così via. Quindi anche realizzazione e modifica di impianti produttivi rientrano nell'ambito di competenza dello sportello unico attività produttive. L'ultimo punto, che è quello che chiama in causa le Camere di Commercio, stabilisce che quei comuni o che non abbiano istituito, che non abbiano, diciamo, un'infrastruttura in grado di poter gestire adeguatamente lo sportello unico attività produttive, comunque lo esercitano, quindi non dice che possono esercitarlo, dice che esercitano, delegandole alle Camere di Commercio, le quali mettono a disposizione il portale imprese in un giorno. Quindi, co come vedete, già nel 2008 tutto questo era già scritto e definito in maniera molto preciso nella normativa. Quindi, cosa ha fatto il sistema camerale a fronte di questo? Vediamo che è stato anche ribadito, come ricordava prima anche i relatori precedenti, è stato anche sottoscritto in particolare nella Regione Campania un protocollo di intesa che enfatizza e individua nella piattaforma Imprese in un giorno lo strumento adeguato per fornire servizi SUAP omogenei con un elevato livello di standardizzazione, ma anche per raggiungere la semplificazione e anche un contenimento dei costi, quindi un'economia di scala nella gestione dello sportello unico attività produttive. E a fronte di tutto questo, il sistema camerale ha messo a disposizione appunto il portale Imprese in un giorno, all'interno del quale, nell'ambito del quale troviamo la piattaforma del SUAP. Come hanno risposto i comuni? Una metà dei comuni italiani ha risposto aderendo a questa piattaforma, in gran parte anche dei comuni della Campania hanno aderito alla piattaforma Impresa in un giorno. Questi comuni non possiamo che dire, che raccomandare di utilizzare al meglio in maniera completa la piattaforma proprio per dare il miglior servizio possibile alle imprese del proprio territorio. Sarebbe, diciamo, uno spreco avere a disposizione una piattaforma completa e magari utilizzarla parzialmente, utilizzarla in maniera parziale. Altri comuni hanno fatto la scelta di continuare a fornire autonomamente il servizio del SUAP. Ecco, qui non posso che richiamare ciò che è già stato detto, raccomandando a ciascun comune di valutare, di verificare se la piattaforma che mettono a disposizione dei propri cittadini, delle proprie imprese, sia effettivamente una piattaforma adeguata ai requisiti di legge, ma vorrei dire non adeguata ai requisiti minimi, adeguata ai requisiti massimi, perché penso che ciascun amministratore, ciascun funzionario pubblico voglia dare il miglior servizio possibile. Quindi, da questo punto di vista, valutare se ciò che oggi offrono sia effettivamente il meglio che c'è sul mercato, o eventualmente valutare la possibilità e l'opportunità di aderire alla piattaforma Imprese in un giorno. Ancora il regolamento, quindi il DPR 160, stabilisce quello che è la funzione del SUAP. Voi sapete che il SUAP, il regolamento del SUAP, è competenza esclusivamente statale, quindi è definita dalla norma ciò che deve fare il SUAP, come deve comportarsi e deve funzionare il SUAP. E tra le funzioni, la funzione principale che viene posta in capo al SUAP è quella di assicurare al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva. Allora, sul telematica penso che abbiamo già detto, sostanzialmente il SUAP è uno sportello che funziona in maniera esclusivamente telematica, quindi necessariamente anche la risposta che fornisce verso l'impresa, verso i propri interlocutori, deve essere necessariamente una risposta telematica. È uno sportello unico e quindi deve fornire una risposta unica. L'utente non può, non deve rivolgersi a tanti uffici, a tanti enti diversi, deve rivolgersi a un unico punto di contatto che è il SUAP, e da questo punto unico di contatto si aspetta
di ricevere una risposta unica. E poi tempestiva, perché necessariamente le imprese hanno bisogno di risposte tempestive che arrivino nei termini di legge. Ecco, per non far torto a nessuno dei comuni campani, ho ripreso un esempio che avevo già preparato con il comune di Venezia, ma ovviamente questo vale per qualunque comune che gestisca il SUAP, sia che lo gestisca con imprese in un giorno, sia che lo gestisca anche con altre piattaforme, perché la norma di legge ovviamente vale per tutti. La funzione del SUAP è quella di avere tante amministrazioni, ma un solo sportello, quindi qualunque adempimento che riguardi qualunque pubblica amministrazione, io imprenditore la svolgo rivolgendomi sempre soltanto a un unico sportello, che è lo sportello SUAP. Quindi se io devo rivolgere una segnalazione, una FIA per il commercio, è di competenza dell'ufficio comunale. Io comunque mi rivolgo al SUAP, che poi a sua volta la girerà agli uffici comunali competenti. Se io devo rivolgere una notifica sanitaria che è di competenza dell'ASL, io comunque la rivolgo al SUAP, il quale a sua volta poi la girerà all'ASL. Ma lo stesso discorso vale per un'autorizzazione unica ambientale, vale per una pratica di prevenzione incendi, vale per una pratica edilizia che presupponga una verifica da parte dei beni ambientali. Sono tutte domande, richieste, segnalazioni che io, cittadino, imprenditore, comunque rivolgo tramite SUAP, perché poi è il SUAP che fa la funzione di sportello nei confronti di tutte le amministrazioni per qualsiasi tipo di procedimento. Ancora, nelle finalità del SUAP troviamo che è individuato il SUAP come unico soggetto di riferimento per tutti i procedimenti, non tanto soggetto competente per tutti i procedimenti, per questo ovviamente ci sono e rimangono gli uffici e gli enti competenti, ma punto unico di contatto, quindi ente procedente, quindi ente al quale io mi rivolgo perché prenda in carico la mia richiesta. E poi si faccia promotore della mia richiesta nei confronti di tutte le amministrazioni coinvolte, come vedevamo prima, per tutti i procedimenti. Anche da questo punto di vista, se andiamo a vedere la situazione di quello che è successo in questi 10 anni in imprese in un giorno, vediamo che sono transitati 3 milioni di procedimenti telematici, anzi più di 3 milioni di procedimenti telematici. Se andiamo a fare uno spaccato dei contenuti di questi procedimenti telematici, vediamo che circa la metà riguardavano procedimenti relativi all'esercizio dell'attività, quindi sostanzialmente SCIA o autorizzazioni che riguardavano l'apertura del negozio piuttosto che chiusure, subentri di varie attività, ma vediamo anche un 22% di pratiche edilizie, quindi di pratiche che riguardavano la costruzione, la CILA, la SCIA edilizia, il permesso di costruire per costruzione di alberghi, per ristrutturazione di negozi, per costruzioni di capannoni industriali o artigianali, quindi tutta quell'attività di edilizia produttiva che riguardano appunto immobili, impianti destinati alla produzione di beni o di servizi. Un 16% riguarda il settore sanitario, quindi in particolare notifiche sanitarie, ma anche attività relative a attività veterinarie, ma anche strutture sanitarie e così via. Un 5% di attività temporanee, quindi tutto quello che riguarda mercati, posteggi, attività di ambulanti e così via. Un 5% di procedimenti ambientali, quindi soprattutto AUA, autorizzazioni uniche ambientali, ma anche altre comunicazioni in deroga. E poi varie ed eventuali, come possono essere mezzi pubblicitari, occupazione del suolo pubblico, eccetera. Quindi questo spaccato ci dice che effettivamente, concretamente, il portale Impresa in un giorno ha svolto questa funzione nei confronti di tutti i procedimenti che riguardano l'attività produttive. Infine, il tema della modulistica unificata, tema che era già presente
nel DPR 160 del 2010 all'articolo 12,3, dove già si parlava di standardizzazione dei procedimenti e di criteri di omogeneità della modulistica a livello nazionale. Purtroppo questo è stato uno dei titoli che ha richiesto più tempo per poter essere portato a termine. Quindi soltanto nel 2017 sono stati approvati i primi moduli in conferenza unificata e pubblicati poi in Gazzetta Ufficiale. A questi primi accordi ne sono seguiti poi degli altri che hanno portato via via alla pubblicazione di modulistica unificata. Modulistica in formato PDF, quindi modulistica diciamo con contenuti leggibili, ma anche modulistica XML. Modulistica XML significa modulistica telematica. Ecco, da questo punto di vista, in piena coerenza con quello che dice appunto DPR 160, dove parla sempre di modalità esclusivamente telematica, anche la modulistica è esclusivamente telematica, cioè è modulistica XML, modulistica che contiene dati, informazioni telematici. Non è una modulistica che possa essere gestita in modalità cartacea, non è una modulistica pensata per essere stampata. Anche da questo punto di vista, l'accordo è stato pubblicizzato e comunicato sia ai presidenti delle regioni, ma anche a tutti i sindaci, quindi anche il vostro comune nel 2017 ha ricevuto una lettera di questo tipo dove appunto si informava dell'obbligo di adottare la modulistica unificata. Poi tutto il lavoro insomma del SURAP serve appunto poi per portare sul territorio e supportare i comuni nell'adozione della modulistica unificata. Dal nostro punto di vista, dal punto di vista tecnico, quello che mettiamo a disposizione all'interno del portale Imprese in un giorno è un sistema di compilazione guidata dove l'utente seleziona quello che è l'adempimento, gli adempimenti di proprio interesse, il sistema gli propone una serie di videate, una serie di form di compilazione guidata all'interno del quale l'utente compila le varie informazioni, viene guidato nella compilazione sia attraverso l'indicazione di quali sono le informazioni obbligatorie o facoltative, viene guidato attraverso delle liste di compilazione, ad esempio nel caso dell'indirizzo proponendo il viario del comunale, attraverso dei segnali anche grafici dove con una spunta verde indica quali sono le parti che sono già state compilate correttamente, con una X rossa segnala le sezioni che invece non sono state correttamente compilate, e infine con un quadratino bianco le sezioni vuote che quindi l'utente deve ancora compilare. Quindi è tutta una compilazione guidata che consente all'utente di capire meglio cosa deve inserire, come deve inserire, quali informazioni devi inserire e se tutte le informazioni previste dalla modulistica non sono state correttamente compilate, chiaramente il sistema lo blocca e non gli consente di presentare la pratica. Quindi un vantaggio per l'utente che evita di presentare pratiche formalmente errate, ma anche un vantaggio per il SUAP e per tutti gli enti competenti che evitano di ricevere modulistica incompleta o pratiche incomplete. Ma dietro a tutto questo c'è anche la generazione dei dati in formato XML che consente l'interoperabilità tra le piattaforme informatiche, quindi consente a chi riceve queste pratiche, agli enti a cui queste pratiche sono destinate, di poter acquisire e importare direttamente le informazioni senza doverle ridigitare, quindi con un risparmio di tempo, evitando anche problemi di copiatura. Visto che stiamo parlando di piattaforme telematiche, è chiaro che queste piattaforme telematiche devono dialogare tra loro e non richiedere ogni volta interventi manuali. Io con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola al prossimo relatore. Grazie. Sì, buongiorno. Un attimo solo. Sì, spero che mi sentiate. Sono Riccardo Roccasalva del Formez SPA, con molti di voi insomma ci conosciamo già.
diciamo, collaboro da un po' di tempo con la collega Giuseppina Russo all'interno del centro di competenza regionale. Ecco, in attesa che si caricano le mie slide, volevo soltanto appunto segnalarvi quella che è la nostra attività attualmente all'interno della Regione Campania, che vi è stata già sommariamente descritta, anche se in tutti i passaggi, dal dottor Mazzarella. Allora, l'intervento mio di oggi avrà invece un taglio un po' diverso, quindi non parlerò direttamente di quello che stiamo facendo in Campania, perché appunto già l'ha detto bene il dottor Mazzarella, già ne abbiamo parlato in altre occasioni. Quello che su cui volevamo invece focalizzare l'attenzione era appunto visto che questo webinar ha per oggetto il decennale, diciamo, del 27 marzo, dopodomani, sono 10 anni dall'entrata in vigore di una parte del DPR 160 del 2010, quella relativa al procedimento automatizzato, quello tramite SCIA. Quindi volevamo fare una riflessione appunto del ruolo del SUAP nelle attuali direttrici di semplificazione. E naturalmente parlare delle attuali direttrici di semplificazione non coinvolgere l'agenda per la semplificazione 2020-2023. Ora, già dal titolo capite che è qualcosa di parzialmente diverso rispetto alle altre revisioni dell'agenda, no? Che nasce già dalla una previsione legislativa del 2014, quindi che ha avuto già più revisioni triennali. La novità è che questa volta si chiama semplificazione per la ripresa, quindi già dal titolo capite che un'agenda, che è un programma di semplificazione anche molto focalizzato sugli interventi necessari per assicurare la ripresa e quindi in particolare agire su alcuni driver e su alcune materie tematiche che secondo il governo sono prioritarie per la ripresa. Ora è chiaro che l'agenda, come è scritto in questa prima slide, è stata approvata in conferenza unificata il 23, prevista dal decreto semplificazione, di cui abbiamo parlato per altri aspetti. Quindi prevista dal decreto semplificazione, è stata approvata il 23 novembre dello scorso anno, appunto in conferenza unificata. È pubblicata poi sul sito di Italia Semplice del governo, insomma lo trovate anche del resto nella nostra pagina dedicata all'evento di oggi, c'è il link all'agenda. Naturalmente è stata pubblicata quindi in un particolare momento storico, quindi in cui vi era un altro governo, un altro esecutivo alla guida della nazione e soprattutto non era stato ancora, era solo agli albori, diciamo, il più volte citato stamattina. Il PNRR, quindi il Piano Nazionale di Resilienza e di Ripresa, appunto, che invece quello costituirà proprio, come dire, la traccia principale su cui dovranno innestarsi anche le politiche di semplificazione dei prossimi anni. E infatti in molte parti dell'agenda potete leggere l'attuazione di questa misura di semplificazione, naturalmente legata all'acquisizione dei fondi. Dei fondi del Recovery Fund. Quindi queste sono le direttrici principali, però ad oggi ancora è sicuramente pienamente valida e operativa la previsione dell'agenda, quindi riteniamo utile parlarne, anche perché in più punti, e qua torniamo al tema di questa mattina, è richiamato esplicitamente il SUAP, quindi è anche un'occasione per fare una riflessione su come viene considerato oggi il SUAP a livello nazionale. Allora, le direttrici, come vi dicevo, i driver previsti dall'agenda sono essenzialmente quattro, alcuni si somigliano, ma diciamo alcuni sono il presupposto logico per l'altro. In particolare, il primo punto è la semplificazione e la reingegnerizzazione delle procedure, tema che avete sentito chissà quante volte, questa volta però si interviene in maniera un po' più incisiva. Il punto secondo, che è una stretta, come vi dicevo, appunto, una stretta correlazione con il primo, la velocizzazione delle procedure. Il terzo punto, la semplificazione e la digitalizzazione. Poi vedremo in che senso, in particolare attraverso l'enfatizzazione e l'applicazione del principio once only, quindi la pubblica amministrazione chiede una sola volta. Si prevede in questo caso, in questo terzo driver, si prevede appunto l'accesso a banche dati unificate a livello nazionale. E poi il quarto punto, la realizzazione di azioni mirate per il superamento di ostacoli burocratici nei settori chiave
del piano di rilancio. Quindi torniamo a quello che vi dicevo, l'agenda appunto punta su alcuni settori che ritiene prioritari per la ripresa. Allora, partiamo naturalmente dal primo punto, quindi le procedure semplificate e reingegnerizzate. È prevista la realizzazione di un catalogo delle procedure diretta a uniformare i regimi amministrativi, quindi eliminando gli adempimenti e le autorizzazioni che non sono strettamente necessarie. Ora, questo catalogo delle procedure è qualcosa che un po' già è stato iniziato, no? Nella famosa tabella legata al decreto legislativo, cosiddetto decreto Scia 2, il decreto legislativo 222 del 2016. Ecco, qua si vuole riprendere e continuare a aggiornare questo lavoro. Quindi questa attività, come leggete, rappresenterà la base per interventi di snellimento di procedure particolarmente critiche. Quindi qua già troviamo un punto importante dell'agenda 2020-2023, cioè ci si sofferma in particolare su quelle che vengono definite procedure complesse. Poi lo troveremo anche in un altro punto, nel punto 2, quindi in particolare aggredire, per, se mi passa del termine, quelli che sono oggi i principali colli di bottiglia, quali sono, verranno selezionati appunto anche sulla base di un'interlocuzione con i portatori di interesse, e stabilire cosa fare per semplificare queste procedure che, ripeto, si considerano particolarmente critiche e fonte di problemi e di ritardi per le imprese. Saranno definiti e quindi sarà portata avanti l'attività di standardizzazione, quindi dei moduli e dei form digitali. Le form sono appunto i modelli, insomma, niente di particolare, standardizzati e semplificati. E poi ci sarà un intervento dedicato ai controlli sulle imprese. Questo è un altro aspetto molto importante che riguarda quindi non la fase di avvio dell'attività, ma riguarda appunto la fase successiva. Quindi il controllo sull'operatività dell'impresa, i controlli che vengono fatti eventualmente, quindi sia sulla modulistica presentata, ma sia soprattutto sull'unità locale, quindi controllo in loco. Sapete che c'era già stato un primo accordo del 2013 che in qualche modo stabiliva delle linee guida, diciamo, sui controlli. Qua semplicemente si vuole tornare su questo percorso per avviare. Quindi, più che avviare, riavviare un percorso volto a restituire chiarezza e coerenza al quadro regolatorio e soprattutto, questo è importante, aumentare il coordinamento delle attività di controllo. Quindi stabilire chi è il soggetto, il pivot, diciamo, che deve espletare le attività di controllo, e per evitare che l'impresa venga soggettata a plurimi e continui controlli da parte magari di enti pubblici, da parte di soggetti che non sapevano che magari il giorno prima si era recato in un'unità locale. Un altro ente e così via. Quindi il coordinamento è anche funzionale alla semplificazione delle attività di controllo. Per quanto riguarda nello specifico il catalogo delle procedure, come vi dicevo, si prevede di proseguire l'opera di semplificazione e di standardizzazione dei regimi amministrativi e quella che è stata già fatta in questi anni su base nazionale in sede di conferenza unificata e poi regionale, tra cui anche a livello di Regione Campania, naturalmente. Nonché estendere l'ambito delle attività liberamente esercitabili. Cosa vuol dire estendere l'ambito delle attività liberamente esercitabili? Un passaggio importante, richiamato dal decreto legislativo Scia 2, anzi, veramente questo sta nel decreto 126, quindi nel decreto Scia 1 del 2016, del luglio 2016, che è stato anche enfatizzato in qualche modo dal parere reso all'epoca nel 2016 dal Consiglio di Stato al Governo. È proprio questo: tutte le attività che non si trovano in quella famosa tabella allegata al decreto legislativo 222 del 2016, che vi ricordo riguarda le attività produttive, commerciali in senso lato, le attività edilizie e alcune procedure ambientali, si considerano attività liberamente esercitabili. Quindi da questo punto di vista è importante continuare questa operazione di catalogazione, perché si vuole, e questo è previsto ancora una volta dal decreto legge semplificazioni, continuare la ricognizione delle procedure per fare cosa? Per tipizzare e individuare le attività soggette all'autorizzazione, quindi come genus residuale, no? Quindi una categoria residuale come eccezione, giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Questa è una dizione che ci riporta, se vi ricordate, al decreto 59 del 2010, quello che il nostro paese ha, come dire, ha
applicato, adottato, tradotto in normativa italiana le direttive scusatemi il bisticcio, della direttiva Bolkestein, della direttiva servizi numero 123 del 2006. Quindi individuare quali sono le attività soggette ad autorizzazione, quelle soggette a SCIA o a mero obbligo di comunicazione. Per tutte le altre, naturalmente, l'attività si considera liberalizzata. Eliminare le autorizzazioni non indispensabili o semplificare i relativi procedimenti. Quindi si prende atto che oggi per quella procedura è ancora previsto un regime autorizzatorio, si può prevedere appunto l'assoggettamento invece a un regime diverso, più semplificato, che può essere la SCIA. Stabilire discipline e tempi uniformi e poi soprattutto il tempo, la cosa importante. Stabilire per quali procedimenti può essere possibile adottare un'autorizzazione generale. Allora, da questo punto di vista, chi di voi si occupa diciamo, di procedure ambientali sa che già è prevista appunto nella materia specifica dell'emissione in atmosfera, quindi nell'articolo 272 del Decreto legislativo 152 del 2006, il codice dell'ambiente, è prevista un'autorizzazione generale, quindi per attività meno, diciamo così, impattanti, meno inquinanti rispetto a quelle per le quali è prevista invece la procedura ordinaria, di cui all'articolo 269, per quelle invece che hanno meno problematiche che generano emissioni in atmosfera, ma meno problematiche per l'ambiente, si prevede che venga predisposta un'autorizzazione madre a monte da parte dell'autorità competente, e poi i singoli gestori possono aderire quindi rispettando quello che è fondamentalmente un disciplinare, che riguarda appunto le attrezzature e i mezzi utilizzati. Quindi questo tradotto invece nelle attività economiche e commerciali può essere un'ulteriore semplificazione, quindi si stabilisce un'autorizzazione generale che viene stabilita in via generale a livello nazionale o regionale, e poi i singoli imprenditori potranno aderire a questa autorizzazione, quindi con una mera comunicazione, senza dover avviare tutto i procedimenti che invece oggi sono previsti per quell'attività. Quindi, qual è la finalità di questo primo driver? È uniformare, semplificare e liberalizzare le attività. Anche in alcuni importanti, questo è il nucleo della prima fase, anche in alcuni settori produttivi finora esclusi. Quindi l'agenda parla esplicitamente di lavoro, di salute e igiene degli alimenti, di energie rinnovabili, comunicazione e turismo. Ora, ad esempio, sulla salute e l'igiene degli alimenti, sapete che la conferenza già nel 2017 ha licenziato il modello unico e standardizzato per la notifica sanitaria, però sapete bene che c'è tanto altro a livello di salute e igiene degli alimenti, cosa che ha portato, ad esempio, la nostra regione ad adottare, la regione Campania, ad adottare un modello invece, diverso, non che si sovrapponga assolutamente a quello della notifica sanitaria, ma che copra altri eventi, altre attività, che non rientrano appunto in quelle, disciplinate dalla notifica sanitaria. Ecco, il tentativo è proprio questo. Il catalogo, come ci ricorda l'agenda, rappresenta poi che cosa? Un presupposto essenziale per reingegnerizzare e digitalizzare le procedure. Prima di andarle a reingegnerizzare dobbiamo prima avere una mappatura, quindi una ricognizione dello stato dell'arte. Ecco, il catalogo serve esattamente a questo. Gli ambiti prioritari ve li abbiamo già detti, quindi lavoro, turismo, ma c'è anche l'installazione di impianti, l'agroalimentare, la banda ultralarga che troveremo più volte citata nell'agenda per la semplificazione, naturalmente l'ambiente, l'edilizia e le fonti rinnovabili. Vado avanti. Ok. Il secondo punto invece riguarda le procedure più veloci, quindi la velocizzazione delle procedure. Qual è l'obiettivo prioritario? È ridurre, questo l'abbiamo letto naturalmente tante volte, non è la prima volta, ottenere riduzione e certezza dei tempi delle procedure. Però qua c'è un passaggio importante, anche abbastanza innovativo, non so, vi dico la verità, come verrà concretamente declinato, però se non altro è interessante parlarne. Ecco, l'agenda prevede azioni di supporto alle amministrazioni. Quindi magari non a tutte le amministrazioni, ma a singole amministrazioni, magari a livello regionale o provinciale, non lo so, per la gestione delle procedure che prevedono interventi di più soggetti, le cosiddette procedure complesse. Vedete, ne abbiamo già parlato prima, tornano le procedure complesse.
quindi non soltanto censirle, verificare come semplificarle, ma fornire anche azioni di supporto per la risoluzione e per la migliore istruttoria di queste procedure complesse, in maniera tale da accelerare gli interventi cruciali per la ripresa. Ancora una volta, in primo piano ci sono gli interventi cruciali per la ripresa. Quali sono? Sono le infrastrutture, le opere pubbliche, le valutazioni ambientali, la transizione al digitale e ciò che altro trovate nella slide. Come dovrebbe essere espletata materialmente questa azione di supporto? Attraverso l'azione di team di esperti multidisciplinari che si dedicheranno proprio a questo, quindi che forniranno un supporto, immagino operativo, consulenziale alle amministrazioni per operare questa velocizzazione. Queste attività di supporto verranno coordinate e monitorate da pool a livello regionale e nazionale e saranno accompagnate poi da attività di diffusione, formazione e supporto rivolte sia al personale in servizio, ma anche a quello che verrà reclutato a seguito delle nuove procedure concorsuali che verranno bandite. Mi piace pensare, insomma, che quando si parla di pool a livello regionale e nazionale, a livello regionale si possa tener conto, ad esempio, delle azioni che già sono state noi come Formez PA, già abbiamo implementato in diverse regioni, come prima diceva la dottoressa Ferrara, e come ricordava per la campagna il dottor Mazzarella, quindi dove già c'è di fatto una struttura come non solo in Campania, ma anche in altre regioni come Friuli Venezia Giulia, Calabria, eccetera, Sardegna, dove già la Sicilia, dove già c'è un pool, quindi un centro di competenza preposto proprio alla semplificazione, ecco, magari ci potrebbe essere, sarebbe utile un'interazione tra questi team. Ecco, questa è la slide in cui entra in gioco diretta. Ora, naturalmente, abbiamo parlato di procedure per le attività produttive, quindi è chiaro che il SUAP è sempre il fulcro di queste politiche. Però qui, in questa slide, il SUAP viene esplicitamente menzionato. Perché viene menzionato? Perché si prevede, sempre nell'ambito della velocizzazione delle procedure, quindi del secondo driver, si prevede addirittura la possibilità di sperimentare nuovi modelli. Oggi sapete qual è il modello? Oggi il modello è, come ci ricordava prima il dottor Agostinelli, il SUAP, ai sensi del DPR 160, viene gestito dal comune, punto. Viene gestito dal comune, che può avvalersi o meno per l'aspetto telematico della Camera di Commercio, quindi del sistema camerale di infocamere, però appunto fondamentalmente il SUAP viene gestito dal comune, che può essere in forma singola, in forma associata. Qui invece viene delineato un possibile nuovo modello, quindi una nuova architettura su base però, attenzione, rigidamente volontaria, perché si prevede che le regioni interessate naturalmente a questo, previa sperimentazione, previa, scusa, previo accordo con i comuni, ai sensi quindi dell'articolo 15 della legge 241, quindi vedete un accordo con i comuni, quindi su base volontaria, possono o assumere direttamente o attribuire ad un altro soggetto appositamente individuato, che cosa? Ho tutti i poteri di amministrazione precedente, quindi tutto ciò che attualmente fa il SUAP come amministrazione precedente, oppure soltanto lo svolgimento di determinate funzioni istruttorie, anche ai fini della gestione della conferenza di servizi in relazione a specifiche tipologie di procedimenti. Che vuol dire anche lo svolgimento, oppure lo svolgimento di funzioni istruttorie? Qui mi viene da pensare a quello che in più parti richiamato nel DPR 160, cioè la possibilità che determinate funzioni istruttorie potessero essere, come dire, deroga appaltate alle cosiddette agenzie per le imprese, che però, come sapete, soprattutto nella nostra regione, hanno avuto una riuscita quasi, quasi nulla, si può dire, lo possiamo dire a distanza di 10 anni dall'entrata in vigore non solo del DPR 160, ma anche del DPR 159 del 2010, che prevedeva appunto le agenzie per le imprese. Quindi invece in questo modo si può stabilire di dare ad un altro soggetto o lo svolgimento di tutte le funzioni del SUAP oppure lo svolgimento delle singole funzioni. Inoltre si prevede che le regioni e ANCI, ma sempre, ripeto, su base volontaria, possano sperimentare iniziative per favorire nuovi SUAP associati oppure per consolidare forme associative esistenti, quindi un modello a geometria variabile, ma ripeto, su base rigorosamente volontaria. Questo sempre nell'ottica di consentire agli imprenditori di trovare interlocutori che possano dare risposte celeri e certe soprattutto. Quindi se questo non è possibile farlo da parte dei comuni, appunto, previo accordo di regioni, comune e ANCI,
si può innestare un altro tipo di meccanismi. Ancora, sempre nell'ambito di questo secondo driver, si prevede di monitorare soprattutto alcuni istituti di semplificazione introdotti dal decreto semplificazioni, in particolare le modifiche all'articolo 2 della 241, in particolare le misure relative all'inefficacia dei dinieghi tardivi. Noi abbiamo fatto, anche recentemente, è stato fatto pochi giorni fa, dal professor Bianchini, è stato fatto proprio un webinar dedicato quasi in gran parte, diciamo, a questo aspetto, no? All'introduzione del nuovo comma 8 bis dell'articolo 2 della 241, che prevede che tutti i pareri tardivi sono inefficaci. Quindi è un monitoraggio per vedere come i responsabili di procedimento applicano questa innovazione. E poi come viene applicata un'altra innovazione importante prevista dall'articolo 13 del decreto semplificazioni, che introduce una procedura temporanea, al momento è prevista fino al 31 dicembre di quest'anno, quindi una conferenza telematica che si conclude sempre in 60 o in 90 giorni. È una procedura di conferenza di servizi semplificata, ne abbiamo già parlato in precedenti webinar, in cui fondamentalmente non c'è più la distinzione tra pareri dati dagli enti, tra virgolette, ordinari, 45 giorni, e pareri che devono essere resi dagli enti preposti alla tutela di interessi sensibili, 90 giorni. Qua si prevede per tutti un termine unico di 60 giorni. E poi massimo 90 se vengono richieste modifiche al progetto. Così come verranno individuati quali strumenti telematici possano essere di supporto allo svolgimento delle conferenze utilizzati da regioni e amministrazioni locali che si sono rivelati più efficaci. Naturalmente, quando parliamo di strumenti telematici di supporto per lo svolgimento delle conferenze e dei servizi, non ci riferiamo alla conferenza semplificata, che è quella per antonomasia, una conferenza telematica, ma alla conferenza simultanea, quindi per digitalizzare anche la conferenza cosiddetta simultanea, quindi quella che prevede la riunione fisica dei soggetti, che come capite in tempi di pandemia è ancora più importante evitare, insomma, quindi poter rendere telematica anche la conferenza in presenza, diciamo, è sicuramente considerata una cosa importante. Arriviamo al terzo driver, che riguarda la semplificazione e la digitalizzazione, che è considerato la digitalizzazione in particolare il prerequisito essenziale per migliorare l'accesso alle procedure amministrative. Qual è la priorità? Come vi dicevo prima, dare effettiva attuazione al principio once only, che troviamo già in parecchie relazioni governative, in parecchie norme, cioè l'amministrazione chiede una sola volta. Come? Attraverso, in particolare, attraverso l'accesso a banche dati. Ecco, la nuova impostazione che si vuole dare, che si vuole enfatizzare, è quella di evitare sempre di più la necessità di chiedere direttamente attraverso portale, attraverso PEC, pareri direttamente ai singoli enti, ma quello di poter accedere a banche dati, quindi direttamente online. Il primo accesso previsto è quello alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, questo soprattutto perché sono banche dati rilevanti per poter velocizzare che cosa? Tutte le fasi di concessione dei benefici e anche dei controlli, qui non parliamo tanto di SUAP, ma parliamo comunque di prestazioni che l'ente pubblico, il comune, anche deve fare, no? Nell'erogazione di benefici. E questo è molto importante, soprattutto se consideriamo il nuovo comma 3 bis introdotto dal decreto semplificazioni all'articolo 18 della 241, dove si prevede che appunto l'erogazione di benefici economici, comunque denominati, deve essere dato senza verificare preventivamente il contenuto delle autocertificazioni, quindi le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà o dell'atto o di certificazione, articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi, tranne le misure di prevenzione e la legge antimafia. Quindi, tranne l'antimafia, tutto il resto viene autocertificato in sede appunto di richiesta di concessione di benefici. Viene autocertificato dal richiedente, quindi è tanto più importante per gli uffici, per gli enti, e poter accedere in tempo reale alle banche dati, in questo caso soprattutto dell'Agenzia delle Entrate. In parallelo saranno individuate altre banche dati,
l'interesse e le attività per garantirne l'accesso. Soprattutto viene prevista la realizzazione di una piattaforma digitale nazionale dati, che era già stata prevista anche questa dal decreto semplificazioni all'articolo 34. Quindi un po' come accade per la BDNA, sapete, in altri settori come gli appalti, così è prevista la piattaforma digitale nazionale dati, quindi una sorta di portale che naturalmente dovrà essere sempre più alimentato, prima implementato e poi alimentato, dove appunto tutte le amministrazioni potranno trovare le informazioni che gli interessano, anziché chiedere direttamente un parere o un atto di assenso. Questo naturalmente è un discorso di là da venire. È importante quest'altro aspetto, il punto 3.1, quindi la semplificazione e la digitalizzazione del sistema SUAP. Prima il dottor Fiola parlava anche, faceva un accenno allo sportello unico per l'edilizia. Ebbene, qui si intende aggredire un altro problema molto importante, che è quello della piena digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, soprattutto oltre che del SUAP, anche del SUE. Attraverso cosa? Attraverso l'interoperabilità dei flussi documentali e degli schemi dati tra amministrazioni. Gli schemi dati sono fondamentalmente gli XML o gli XML schema di cui ha parlato prima il collega di Infocamere. È importante, questa è una parola che si è fatta una ricerca, troverete più volte nell'agenda 2020-2023, l'interoperabilità. Quindi i sistemi devono dialogare tra di loro, è una cosa fondamentale. E infatti lo strumento qual è? Lo trovate nella slide, la definizione di standard di front office e anche standard di interoperabilità del back office, che è una cosa fondamentale, perché se io ho un applicativo di back office e non posso dialogare con altri soggetti, ma a quel punto devo uscire dal mio back office e mandare una PEC a un altro ente, naturalmente non ho risolto nulla in termini di velocizzazione della pratica, e quindi questo come dire, si ribalterà in negativo sull'imprenditore richiedente. Quindi è importante avere standard di front office, quindi standard comuni, quindi a prescindere dal sistema, che sia un portale regionale come c'è in Sardegna, in Calabria, in Emilia Romagna, eccetera, o che sia un portale camerale, come c'è, come abbiamo visto, per quasi la metà dei comuni italiani. O che sia anche il portale del singolo comune, perché ce ne sono ancora tanti di SUAP autonomi che hanno dei propri portali. L'importante è che vi sia appunto verrà elaborato uno standard di front office, ma anche uno standard, quindi di come deve essere allestito il front office, ma anche per consentire l'interoperabilità tra i vari back office. E questo è importante per assicurare l'attuazione di un regolamento europeo del 2018 che prevede lo sportello unico digitale, è dove si prevede che tutte le procedure per l'avvio, la gestione e la chiusura di un'impresa, ivi compresi i procedimenti edilizi, devono essere interamente online a partire dal 12 dicembre 2023, ora quindi da 5 anni dall'entrata in vigore di quel regolamento. Naturalmente capite bene che non è proprio domani mattina, il 12 dicembre 2023, però come sappiamo sulla nostra pelle, poi le scadenze si avvicinano come si dire, a velocità sempre maggiore man mano che si va avanti col tempo. In particolare, per quanto riguarda la digitalizzazione delle procedure edilizie, l'obiettivo è quello di telematizzare, rendere telematici i servizi del SUE e integrarli con quelli del SUAP attraverso appunto la definizione di regole tecniche comune e attraverso l'individuazione e la condivisione di adeguamenti normativi necessari. Quindi non si esclude di poter intervenire anche sulla normativa, laddove oggi fondamentalmente le norme sono due: il DPR 160 del 2010, l'articolo 4 in particolare, che prevede appunto l'unificazione delle funzioni anche di edilizia produttiva, a meno che il comune non abbia previsto diversamente in capo al SUAP, e l'altro è il DPR 380 del 2001, che prevede che per quanto riguarda l'edilizia produttiva, si applica, è fatta salva la competenza dello sportello unico attività produttive. Salto per brevità questa slide perché ci siamo andati un po' in là con i tempi. Ecco, questo è un aspetto importante, la previsione nell'agenda di un repository dei documenti per agevolare lo scambio della documentazione tra PA. Che cos'è un repository? Un repository, chi mastica un minimo di informatica lo sa già, è un contenitore, un faldone in cui vengono messi tutti i documenti. Quindi i documenti non viaggiano fisicamente, ma sono messi in un ambiente virtuale dove ciascuno, eventualmente, naturalmente, accreditandosi le credenziali, eccetera, può
può andare a prenderlo e salvarlo sul proprio computer, lavorarlo, eccetera. Questo è importante, questo sistema di, diciamo, di veicolazione delle informazioni tramite repository, perché ci consente di digitalizzare procedimenti che ci ricorda l'agenda per la semplificazione. Oggi non vengono svolti in via digitale causa pesantezza degli allegati. Fondamentalmente, ci ricorda l'agenda, la PEC vincola le modalità di comunicazione a un modello basato sull'invio di allegati limitati a 100 megabyte. Io personalmente la mia PEC d'ufficio, insomma, ha una capacità molto inferiore a 100 megabyte, magari avessi 100 megabyte, ma ad ogni modo si prende atto del fatto che anche tramite PEC, che sicuramente ha una capienza superiore a quella della posta elettronica ordinaria, non si riesce a veicolare la trasmissione di documenti. Per cui o si ricorre alla vecchia procedura cartacea, che è assolutamente, come dire, aborrita dall'agenda per la semplificazione, come giusto, oppure il consulente veniva in ufficio, insomma, quando si poteva, ma viene ancora adesso, a portare chiavette USB, quindi supporti di memorizzazione, richiama l'agenda, dove lì ci sono i progetti, magari di dimensione molto grande. Il problema però non si risolve, perché poi quella chiavetta dovrebbe essere spedita per posta alla sovrintendenza, agli altri uffici. Insomma, certamente non è questo il sistema. E infatti, ricorda l'agenda che questo problema proprio di comunicare, di trasmettere pratiche con allegati molto pesanti si verifica spesso nei procedimenti del SUAP e del SUE, soprattutto nei rapporti con gli enti terzi. Quindi, detto del problema, la soluzione dovrebbe essere individuata dall'agenda per la semplificazione. Alcuni sistemi regionali e alcune esperienze locali prevedono appunto questo già prevedono un repository per la documentazione, e laddove esistenti hanno dimostrato di poter facilitare la circolazione dei documenti inerenti alle pratiche. Quello che serve, naturalmente, ancora una volta, è mettere a sistema queste best practice, quindi definire ancora una volta standard comuni a livello nazionale per la messa a disposizione di repository centralizzati a livello almeno regionale. Ecco, quello che dice l'agenda è che questo è l'ambiente virtuale in cui dovrebbero essere poi depositati i documenti più pesanti, ma a questo punto tutti i documenti, deve essere individuato a livello almeno regionale. E a questo ambiente virtuale gli enti terzi che intervengono nel procedimento avrebbero accesso con un link che è contenuto nella comunicazione fatta dal SUAP o dal SUE. Quindi, invece di trasmettere fisicamente la documentazione, il suo, poi il suo, è da un link dove è possibile andarsi poi a scaricare, eventualmente in un ambiente protetto, ripeto, da credenziale, quindi effettuando il log nel modo previsto dal codice per l'amministrazione digitale, quindi in totale sicurezza. E è interessante il passaggio dell'agenda digitale, che dice che il repository può essere integrato nei sistemi di supporto alle conferenze e ai servizi telematiche. Quindi, ancora una volta, per poter, anche quando indico una conferenza di servizi in forma telematica, quindi o in forma semplificata o auspicabilmente anche in forma, come dire, in forma contestuale, posso effettuare la stessa cosa. Quindi, invece di allegare la documentazione nella comunicazione di indizione o nella convocazione, trasmetto, mi limito a allegare il link il link dove potranno essere scaricati tutti i documenti. L'ultima slide e poi concludo. E dopo magari Giuseppe Agostinelli, se vuole, può cominciare a rispondere a qualche quesito posto nel frattempo. Quindi, l'ultimo driver dell'agenda sono i settori chiave per il rilancio. L'obiettivo, ancora una volta, è superare gli ostacoli burocratici nei settori chiave del piano di rilancio, sostenendo e monitorando l'attuazione delle misure già previste negli interventi adottati di recente, e proseguendo attraverso nell'opera di semplificazione mediante formulazione di nuovi interventi che possono essere non soltanto normativi, ma anche organizzativi o tecnologici. Quali sono i settori interessati? Viene ribadito ancora una volta nel quarto driver: la tutela ambientale e la green economy, l'edilizia e la rigenerazione urbana. In particolare, la rigenerazione urbana ormai è diventato un mantra su cui si sta discutendone. Come sapete, vabbè, c'è una storia lunga su come era stata impostata la possibilità di effettuare interventi di rigenerazione urbana nel testo originario del decreto legge 76, il decreto semplificazione, rispetto poi al
al testo definitivo risultante dalla legge di approvazione, la legge 120 del 2020, che in qualche modo ha limitato, soprattutto nelle aree dei centri storici, la rigenerazione urbana. Ad ogni modo è un tema molto caldo. La banda ultralarga, che è come dire, un driver essenziale giustamente per il governo, anche per azzerare il digital divide, soprattutto nelle aree cosiddette bianche, quindi le aree non servite appunto dalla banda ultralarga, quindi procedure sempre più semplificate per la posa della banda ultralarga, e poi il sistema degli appalti, anche questo è essenziale per la ripresa, come tutti possiamo capire. E in parallelo, ci ricorda l'agenda anche nel quarto driver, proseguirà il supporto alle amministrazioni competenti nell'individuare quali sono i principali blocchi e rallentamenti burocratici per la realizzazione dei progetti previsti nei diversi cluster del piano, nel piano, naturalmente il piano di rilancio, quindi il PNRR, e nel formulare le relative soluzioni. Quindi si dà molta importanza anche a questo supporto che dovrebbe essere dato da un team di esperti interdisciplinari, ma naturalmente poi come verrà in concreto declinata questa iniziativa, insomma, lo verificheremo in proseguo, ed eventualmente potremmo anche fare qualche ulteriore evento, qualche webinar sull'argomento. Io nel frattempo mi fermerei qui, e se ci sono, Giuseppe, se ci sono delle domande a cui puoi cominciare a rispondere, io nel frattempo mi leggo quelle che sono state fatte per me, puoi tranquillamente intervenire. Grazie, dottor Roc Salva. Ecco collegato il dottor Agostinelli. Prego. Sì, rieccomi. Riprendo alcune domande, quelle che riguardano più da vicino gli aspetti tecnici. Allora, parto da questa. Sono responsabile del procedimento di un comune che ha aderito alla piattaforma Imprese in un giorno. Possiamo accettare anche pratiche che arrivano per PEC? O dobbiamo comunicare che le pratiche vanno presentate solo sulla piattaforma? Allora, in questo caso c'è già stato un parere del MISE, del Ministero, che precisava che la presentazione via PEC è prevista solo nelle more dell'adozione di una piattaforma telematica. Quindi, nel momento in cui un comune, un SUAP, ha adottato una piattaforma telematica per il SUAP, in particolare ha adottato la piattaforma Imprese in un giorno, le pratiche presentate con altre modalità, in particolare le pratiche presentate via PEC vanno rifiutate perché appunto l'utente è tenuto a utilizzare solo ed esclusivamente la piattaforma che è stata accreditata presso il Ministero e che viene presentata attraverso il portale Imprese in un giorno. Quindi eventuali pratiche via PEC vanno assolutamente rifiutate. Un'altra domanda dice: se si possiede un portale dedicato, si esclude Imprese in un giorno. Noi non abbiamo il sistema camerale, ma gestiamo direttamente. Cosa ne pensate? Valgono i discorsi già fatti. La scelta dello strumento più idoneo è a discrezione del comune, degli amministratori comunali. L'importante è che la piattaforma che è stata accreditata presso il Ministero sia una piattaforma che comunque garantisca tutti i requisiti previsti. Allora, fermo restando che il portale Imprese in un giorno comunque rappresenta il portale di accesso nazionale, quindi anche i comuni che hanno adottato altre piattaforme sono comunque censiti all'interno del portale. Bisogna appunto capire se questa piattaforma che voi avete adottato risponde ai requisiti, quindi se consente l'accesso con carta d'identità elettronica, con SPID, con CNS, se gestisce la modulistica unificata, compreso il formato XML, se provvede ad alimentare in automatico il fascicolo di impresa. Ecco, ovviamente, cosa ne pensiamo? Se rispetta tutte le caratteristiche previste, va bene uguale. Se non le rispetta, allora forse è il caso di ripensare la scelta fatta e magari di adottare Imprese in un giorno. Un'altra domanda riguarda un comune che opera in Sardegna. Va bene, la Sardegna sappiamo che ha una piattaforma regionale e chiedeva se il sistema camerale accredita i vari enti del territorio. Ma allora, prima di tutto diciamo che il
Il solo camerale colloquia con tutti gli enti competenti per via telematica secondo varie modalità e vari canali che sono previsti da AGID. Tra l'altro, al tavolo di lavoro nazionale di AGID fa parte anche la Regione Sardegna. Queste linee guida di AGID, concordate a livello nazionale, stabiliscono che gli enti non debbano necessariamente essere accreditati in una particolare piattaforma, ma che siano le piattaforme che colloquiano con i vari enti e che possono colloquiare con le modalità appunto standard previste da AGID secondo poi le caratteristiche di ciascun ente, quindi possono colloquiare via PEC, via web service, via porta di dominio, dipende appunto dalla tipologia di ente. Noi appunto siamo in grado di colloquiare con tutti i vari enti, con tutte le varie modalità previste. In particolare, colgo l'occasione per ricordarlo, siamo anche in grado di colloquiare telematicamente con la nuova piattaforma nazionale dei Vigili del Fuoco, Prince, che prossimamente verrà attivata su tutti i comandi provinciali, quindi noi siamo già predisposti per garantire il colloquio telematico con questi importanti interlocutori, importanti enti, del territorio. E c'è poi una domanda molto specifica che riguarda un'implementazione che è stata apportata ultimamente e che fa riferimento a quella norma che citava prima il collega Roccasalva, dove praticamente tutti i provvedimenti successivi alla scadenza dei termini sono inefficaci. Quindi è stato impostato un blocco, no, successivo alla chiusura delle pratiche. Trattandosi appunto di procedimenti inefficaci, non è opportuno che vengano acquisiti nel SUAP, tantomeno che siano pubblicati nel fascicolo di impresa. Ma magari questo può essere un argomento da approfondire in separata sede, visto che esula, diciamo, dall'incontro di oggi. E volevo infine dire due parole sulle tematiche che riguardano la trasmissione dei documenti. Allora, noi all'interno della piattaforma Impresa in un giorno mettiamo a disposizione degli enti competenti una scrivania enti terzi, che è una scrivania attraverso la quale i vari enti competenti possono accedere ai documenti di fatto tramite un link, ma tramite appunto un accesso diretto nei documenti, nelle pratiche di competenza. Quindi diciamo che questo problema lo abbiamo risolto. Per quanto riguarda le varie tipologie di trasmissione o di gestione dei documenti, faccio presente che trattandosi di documenti elettronici, trattandosi di originali elettronici, di documenti diciamo con validità giuridica, ne va garantita la conservazione a norma. Anche questo è un aspetto importante, quindi non ci sono soltanto aspetti tecnologici di cui tener conto nella gestione dei documenti del SUAP, ma anche chiaramente degli aspetti giuridici. Quindi proprio a questo fine la piattaforma camerale garantisce anche la conservazione a norma della documentazione proprio per dare validità giuridica a tutta la documentazione che viene gestita, scambiata e condivisa tra tutte le pubbliche amministrazioni. Ovviamente anche questo a garanzia dell'utente che ha presentato quella documentazione. Grazie. Allora, grazie Giuseppe, rispondo io a qualche domanda che forse più direttamente riguarda il mio intervento. Allora, dopo 10 anni, molti SUAP, oltre ad essere l'autorità procedente, svolgono le funzioni anche di autorità competente per molti procedimenti. Questo, a mio parere, non è legittimo. Cosa ne pensate? Ma allora, il discorso non si può dare una risposta univoca, nel senso che in molti comuni, soprattutto quelli di dimensioni piccole o medio piccole, il SUAP non è un ufficio, un'entità a parte, ma è un'articolazione organizzativa nella quale confluiscono altri preesistenti uffici e competenze, come ad esempio l'ufficio commercio, l'ufficio artigianato, oppure dall'altro lato l'ufficio edilizia e l'ufficio ambiente. Quindi è chiaro che se il SUAP, come dire, contempera in sé, quindi riunisce in sé queste anime, diciamo, per quanto riguarda le varie competenze comunali, è chiaro che il responsabile, il dirigente o responsabile di servizio del SUAP si esprimerà non soltanto come SUAP, ma anche, tra virgolette, come
referente dell'ufficio commercio, quindi sarà l'ufficio, una sua unità organizzativa interna al SUAP, a rispondere. Questo non solo è legittimo, ma è anche, come dire, viene anche incontro a un'esigenza basilare di veto di aggravio, diciamo, di una situazione organizzativa che all'interno dei comuni, come sappiamo, già è molto, molto grave. Altro è naturalmente se il SUAP in quanto tale, quindi come SUAP, viene chiamato a dare pareri, ma questo non è assolutamente previsto dalla norma. Ricordo a tutti che già una sentenza della Corte Costituzionale del 2002, quindi parliamo di quasi 20 anni fa, ma assolutamente valida e vigente, la 276, se volete andarla a recuperare, diceva che il procedimento unico altro non è che un procedimento di procedimenti. E in questo senso il SUAP, l'entrata in vigore, all'epoca non c'era il 160, nel 2002 il decreto vigente era il 447 del 98, all'epoca delle riforme Bassanini, qualcuno forse se ne ricorderà, cioè il SUAP non ha determinato nessuno spostamento sostanziale di competenze, quindi quelle che erano le competenze sostanziali sono rimaste. Quindi il SUAP in quanto tale non ha competenza se non procedimentale, questo, quindi come autorità precedente, questo lo ribadisco. Poi un'altra domanda: quali sono le responsabilità di un procuratore che presenta la pratica al SUAP? Ma dipende. Allora, il procuratore presenta la pratica, diciamo con la sua carta firma digitale, eccetera, esentando quindi l'imprenditore dall'obbligo di dover effettuare tutta una serie di adempimenti lui. Però è chiara una cosa che se vi è all'interno della documentazione che ha firmato o comunque che ha riempito l'imprenditore o il consulente tecnico, l'ingegnere, l'architetto, se ci sono dichiarazioni, non dico non veritiere, perché quelle possono essere il frutto di un contrasto di opinioni col SUAP, ma se vi sono dichiarazioni proprio mendaci, quindi dolosamente false, è chiaro che lui non ne risponde, non è che il procuratore risponde, a meno che non coincida, ripeto, con la persona che ha reso quelle dichiarazioni mendaci. Altro è se il procuratore, per esempio, ha allegato, come purtroppo a volte accade, e l'informatica con questo non è idonea, purtroppo, come Giuseppe ci confermerà, se io devo allegare, c'è cioè un allegato obbligatorio e che si chiama relazione tecnica, io lo metto nel formato PDF.pxtm e poi al posto della relazione tecnica c'è cioè un foglio bianco, è chiaro che questa è come dire, una responsabilità del procuratore, però non... Scusate, forse c'è stata un'interruzione. Sì, il dottor Roccasalva. Vediamo se riusciamo a ripristinare la linea. No, c'è un problema. Allora, dottor Agostinelli, non so se lei vuole rispondere a qualche altra domanda. Il dottor Roccasalva ha al momento qualche problema. Oppure anche il dottor Sergio Mazzarella. Sì, Prego. salve. No, volevo, se Riccardo non riesce ancora a collegarsi, no, mi sembra che qualcuno aveva chiesto dei riferimenti per confrontarsi, eccetera. Su questo volevo appunto assicurare che come SURAP i nostri riferimenti li trovate facilmente sul portale, basta digitare sul motore di ricerca SURAP, Regione Campania. Siamo a disposizione quindi per qualsiasi confronto, quindi sia che siano SUAP comuni, ma anche mi sembra che era un'associazione che chiedeva dei riferimenti, ecco, a disposizione tranquillamente. Quindi, come detto, massima disponibilità nel cercare un po' di collaborare per superare delle criticità che possono essere, diciamo così, ritrovate in quello che è l'attività dei SUAP, delle attività quotidiane, sia dei comuni, diciamo, che di coloro che si confrontano con i SUAP. Perfetto, grazie mille. Vedo che il dottor Roccasalva continua ad avere problemi di linea. E, allora,
Ditemi se volete rispondere a qualche altra domanda, oppure No, possiamo io congedare i ho visto ci partecipanti. sono alcuni. Sì, mi sentite? Ho visto che ci sono Sì. alcune richieste che riguardano sempre l'interoperabilità rispetto ai sistemi di back office dei vari enti. Come dicevo, la piattaforma del swap camerale rispetta a quelle che sono gli standard previsti a livello nazionale, i tracciati XML pubblicati in Gazzetta Ufficiale, che quindi sono quelli che sono deputati a garantire l'interoperabilità, quindi un colloquio con tutti gli enti ai quali tutti sono tenuti ad adeguarsi. Quindi da questo punto di vista vuol dire le premesse per poter colloquiare con tutti noi ce le abbiamo, rispettiamo anche i vari canali di comunicazione che sono previsti dai tavoli di lavoro nazionali Agit, quindi questo diciamo ci ha dato la possibilità di colloquiare, lo vediamo insomma con tanti enti sia a livello regionale, sia a livello nazionale, sia a livello comunale. Benissimo, vi ringrazio. Scusate, avvio la mia webcam. Allora, ringrazio i relatori, ringrazio i partecipanti e prima di chiudere l'incontro di oggi, vorrei ricordare ai partecipanti che questa sessione è stata naturalmente registrata e la registrazione e le slide saranno disponibili entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata appunto. Ecco, Eccomi, dottor ecco Rosasa, rientrato. Riccardo. Scusate, Sì, problemi di connettività. di linea, Posso? sì. Prego, Ce l'ho qualche prego, prego. minuto per continuare a rispondere? Sì. Abbiamo ancora Ok, 4 minuti. scusate. Ok, allora stavo dicendo, non so se dove siete arrivati. Io stavo rispondendo alla domanda: chi stabilisce se un parere è necessario acquisirlo o meno? E stavo dicendo la norma, nel senso che sarà la legge o atto. Insomma, un atto previsto dalla legge a stabilire la necessità di acquisire pareri. Da questo punto di vista mi rendo conto che detta così è chiara, ma poi nel concreto può esserlo molto meno. Ecco perché è importante l'azione che è stata fatta già una prima volta con il decreto SCIA 2, il decreto 222, quello che stabilisce quali sono gli endoprocedimenti da acquisire all'interno di un procedimento. Nella tabella A non trovate soltanto il regime abilitativo, ma trovate anche gli adempimenti da porre in essere, cosa che, come abbiamo visto, il governo con la nuova agenda intende esportare anche ad altri ambiti di attività finora esclusi, come il lavoro, la banda larga, eccetera. Poi si dice, in poche parole, una pratica AUA, quindi autorizzazione unica ambientale, potrebbe essere gestita da un'agenzia appaltante. Non ho detto questo, semplicemente abbiamo detto che nell'ambito di dare nuova linfa, diciamo, ai rapporti tra pubblica amministrazione e impresa, regioni, interessate e comuni possono fare un accordo per stabilire a che a dei soggetti possono essere appaltate tutte o parte delle funzioni del SUAP. Immagino che dovrebbero essere sempre necessariamente, come dire, debbano essere soggetti pubblici o comunque riconosciuti in qualche modo. Non so cosa sia un'agenzia appaltante, comunque è presto per parlarne, insomma, poi la pratica ci dirà tutto. Un'altra domanda, si può mandare quindi il link per la trasmissione dei documenti? Ma sì, allora già oggi, e poi si chiede se si utilizzasse Drive. Allora, io dico la verità, un conto è una procedura su base volontaristica, quindi per cui per sopperire, anche noi manualmente l'abbiamo fatto tante volte nei swap dove ho lavorato, quindi dove non c'è proprio la possibilità di allegare un file neanche tramite portale o tramite qualcosa, si mette un file pesantissimo in un ambiente web che può essere Drive, che può essere anche il WeTransfer, eccetera. Ma naturalmente, se parliamo di una soluzione istituzionale e soprattutto valida per tutta la penisola, o comunque per un'intera regione, è chiaro che il sistema dovrà essere necessariamente di diverso tipo. Anche perché, come leggevamo in una slide di prima, questo repository deve essere interoperabile e usufruibile da tutte le pubbliche amministrazioni, quindi gli enti terzi, che
che collaborano col SUAP. Quindi Drive, come dire, sicuramente è uno strumento potente, ma in questo senso non credo che in futuro possa essere idoneo. Infine, e poi terminiamo, gli enti sono attualmente tenuti ad accettare il link? Ma tutto quello che sta scritto nell'agenda per la semplificazione, se verrà realmente implementato, domani diventerà, domani in senso lato, diventerà legge, diventerà norma, quindi in quel caso assolutamente sì. Oggi stiamo parlando di un processo, insomma, che è soltanto all'inizio. Vedo zero sul conto alla rovescia, quindi io avrei finito. Giuseppe, non so se tu hai altro da aggiungere. Ciao Sergio. Eccomi, no, per i saluti qui. Perfetto. Scusate per sembra... la... ma a volte succede. Mi sembra non ci sia altro da aggiungere. Grazie di nuovo a tutti i relatori e ai partecipanti. Allora, stavo appunto dicendo che la registrazione e le slide di questo incontro saranno a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA, la pagina dedicata all'evento. Vedete qui sulla slide il link. Naturalmente metteremo a disposizione nei prossimi giorni, sempre sul sito di Eventi PA, alla pagina dedicata all'evento, anche le risposte alle domande. E per quanto riguarda invece gli attestati di iscrizione, questi saranno disponibili nei prossimi giorni, saranno rilasciati a quanti si sono iscritti all'evento e hanno seguito almeno il 20%, e sarà possibile scaricare questi attestati di iscrizione sempre dal sito di Eventi PA alla voce I miei eventi. Grazie ancora a tutti i relatori e ai partecipanti. Grazie ancora. Grazie. Arrivederci a tutti, arrivederci, grazie.